Ragazzi, Edunamante TV ha per voi in esclusiva dei leak trovati su 4chan. Mi raccomando, mettete un like, però non vi garantisco la sicurezza e la veridicità di questi leak, anzi potrebbero essere totalmente fasulli. Detto ciò, iniziamo. I giochi saranno disponibili sia per 3DS sia per Switch e le due versioni potranno comunicare tra loro, come ho detto io nella mia live. Questa cosa mi spaventa alquanto. Oltretutto è stata diffusa un'immagine di Gladion, che sarebbe il nostro Iridio in italiano, con un suo nuovo outfit, e sembra anche più adulto, quindi potrebbe essere ambientato 2 anni dopo. Kanto non farà parte del gioco. I personaggi di Sole e Luna appariranno e saranno cresciuti rispetto all'ultima volta che li abbiamo visti. Adesso Iridio è il capo dell'Ether Paradise. Ci saranno nuovamente le palestre, mentre le prove non esisteranno più. Nessun nuovo Pokémon e nessuna mega evoluzione. Necrozma riceve una nuova forma, io ho detto invece nella mia live che avrebbe ricevuto 2 forme diverse. Nuovissime mosse Z esclusive di alcuni Pokémon. La trama del gioco è pesantemente focalizzata su eventi passati e ci saranno molte scene tagliate nel primo gioco. Oltretutto la trama ci spiegherà come Necrozma sia riuscito ad entrare nel nostro mondo. I personaggi di questo nuovo gioco si chiameranno Kaosu e Oshi. Vi lascio anche questa immagine di Iridio nel suo nuovo look. Mi raccomando, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici e speriamo che queste notizie siano in parte vere e in parte non vere. Ci vediamo domani.